Giovanni Dondi dall'orologio, dottore, scienziato, matematico, ha ideato questo orologio e ha iniziato la costruzione attorno al 1363-64. Per costruirlo impiegò moltissimi anni, si dice attorno ai 10-14 anni per la costruzione. Ha voluto rappresentare i movimenti degli astri del sistema tolemaico e per fare questo, questo signor Dondi, Giovanni Dondi, ha interpretato questa forma astronomica e astrologica in un compendio, chiamiamolo, in un oggetto costituito da una parte sottostante che è la parte orologio e la parte astronomica con 7 lati nella parte superiore. Oggi siamo venuti perché questo orologio andrà portato a Cremona, perciò prima di trasferirlo a Cremona abbiamo cercato di eliminare piccoli difetti che si erano creati in tantissimi anni di inutilizzo. Però comunque anche la inattività ha creato piccoli danni. Al di là della polvere, dell'olio che si era preso, ci sono state delle problematiche alla bilancia del tempo, che avendo una struttura di sospensione a budello, igroscopicamente si è allungato e perciò tutto il bilanciere toccava contro un'altra ruota, non permettendo a questo di funzionare. Diciamo che il primo intervento è stato quello di ripristinare l'asola di sospensione, poi nell'operazione, smontando le ruote, abbiamo ripulito perni, ruote, laddove forti ossidazioni avevano intaccato l'ottone è stato pulito e ripristinato un colore accettabile di ottone senza alterare l'insieme dell'aspetto di invecchiamento generale che è l'orologio. Diciamo che altri piccoli interventi sono stati fatti nei quadranti che sono stati smontati prima di tutto per controllarne l'efficienza, la rotazione dei vari rotismi della Luna, del Sole, di Venere, di Giove, Marte, Saturno, che ci ha comportato una pulizia, una piccola lubrificazione e ricontrollare che tutto funzionasse bene, rimontato e documentato sia fotograficamente che cinematograficamente. E qual è l'essenza della costruzione del Dondi? È un oggetto meraviglioso per l'epoca. Aveva una funzione di grande rappresentanza per chi ne faceva la committenza. E cosa aveva di importante? Un aspetto astrologico, dove il potente dell'epoca aveva bisogno di sentirsi predire le mosse politiche, militari e strategiche. Bella opportunità che mi ha dato la ora e il museo. È un'emozione perché ritorno a ritoccare il Dondi dopo esattamente 53 anni, quando allievo di Pippa l'aiutavo alla costruzione dello stesso.